cioè di ritorno dalla guerra praticamente. Alberto Briotti mi ha mostrato, anzi ha mostrato a tutti le ferite della guerra. Risultati però, frutto del capottone di due giorni fa. Però non mi fanno male, esatto. No, come diceva Rocky, non fa male. Non fa male, basta credersi che non fa male. Esatto. Vero. Però siamo alla tappa di riposo, quindi già un primo bel obiettivo centrato. Sì, esatto. Sì, ci voleva, sembra di essere veramente in vacanza oggi. Apprezzi le piccole cose, ti fai la barba, io mi sono tagliato un pochettino. Vai in bagno, fai quattro chiacchiere con gli amici, controlli la moto, è veramente, ci voleva. Dopo la tappa di ieri che doveva essere facile. E prima di quella di domani. E prima quella di domani, ma di facile qui alla Dakar non c'è proprio niente di niente. Decisamente. Assolutamente. E ieri? Ieri, mamma mia. Mi ci voleva a un certo punto la moto da enduro, hai due e mezzo, due tempi da enduro per veramente andare su quelle montagne lì, perché ho capito che le immagini che passano alla televisione sono la parte bella, affascinante, il biglietto da visita della Dakar. Quello che non fanno vedere è dove si soffre veramente. Muri di montagne, di fresh fresh da scalare, canyon da dove navigare, perderti era veramente un attimo, waypoint da cercare che sembrava di fare la caccia al tesoro. Ma soprattutto con le montagne, con delle buche incredibili da salire e scendere, per non parlare del fesh-fesh, dei chilometri di dritto, dove il roadbook non ti segna niente, ma devi guidare, lo veramente devi guidare, perché non fai due chilometri senza un ostacolo, una pietra, un buco, il fesh-fesh, la polvere dei quote che partono davanti, delle moto che partono davanti. Pensavo fosse un pochettino più da cartolina come facevano vedere per tanti anni, come mi hanno fatto vedere per tanti anni alla televisione. Però dai, sei qui, stai bene. Stiamo benissimo, io e Marco stiamo benissimo. Scusa, faccio vedere dove è Marco. Marco sta studiando la strategia per domani. Medita, come si dice. Medita la strategia per domani, adesso vado in branda un po' anch'io. Domani andiamo a 4000 metri in Bolivia. Altro lavoro per solo come pensare come vestirsi, però va fatto perché farà veramente freddo anche e poi perché la Bolivia merita. La Bolivia merita. E soprattutto come diceva il video, il clip, Bolivia te spera. Va bene, ok. Quindi andrò. Ve lo dirò domani sera. Ciao. Ciao, ciao.